il modo per onorare queste persone, questi innocenti, queste vittime del male, è di fare la giustizia. Mi ha colpito nella preghiera che abbiamo, con cui abbiamo iniziato, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo nello splendore della verità. Giustizia e verità, i due temi richiamati nell'omelia di Monsignor Manetti, vescovo di Fiesole, durante la Santa Messa in ricordo delle vittime dell'eccidio di Cavriglia, avvenuto il 4 luglio del 1944. Una cerimonia che si è tenuta a Meleto Valdarno, organizzata nel pomeriggio alle 17, anziché al mattino, come di consueto, perché proprio la mattina del 4 luglio doveva tenersi la prima udienza per il processo civile in merito ai risarcimenti dovuti alle vittime degli eccidi nazifascisti. Sarà l'Italia a pagare tutti i risarcimenti agli eredi delle vittime al posto della Germania, in forza di un accordo tra i due paesi. Il fondo, istituito dal governo Draghi e confermato pochi giorni fa con un decreto del Ministero dell'Economia, ammonta a circa 61 milioni di euro fino al 2026. I rastrellamenti nel comune di Cavriglia da parte dei nazifascisti avvennero a Castelnuovo dei Sabbioni, Meleto Valdarno, San Martino, Massa Sabbioni e Le Matole, 192 le persone uccise. Noi cerchiamo di essere vicini naturalmente non solo alla memoria di coloro che persero la vita in quei terribili giorni del 1944, ma anche ai loro familiari. Non a caso alcuni mesi fa noi abbiamo intentato una causa contro la Germania per il risarcimento appunto che è predisposto da un dispositivo legislativo di Draghi che mira appunto a risarcire sia gli enti locali che le famiglie delle vittime. Naturalmente non è l'obiettivo quello di avere i soldi, ma è soltanto quello di avere rispetto, e quindi ci sembrava un tentativo doveroso per coloro che hanno sofferto questi drammatici momenti, che ancora sono i figli, i nipoti e i parenti di quelle vittime, che è un massacro enorme che accadde appunto a Cavriglia e che purtroppo si configura come la quarta strage in Italia in termini numerici dopo Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema e le Fosse Ardeatine. L'udienza del processo civile è stata rimandata a data da destinarsi.